Siete da soli in una stradina di periferia di Tokyo, in Giappone, a notte fonda. I lampioni illuminano malamente le facciate delle case, alle cui finestre le persiane si abbattono violentemente come ghigliottine. D'un tratto vi si avvicina una bella donna, dai lunghi capelli corvini vergati di riflessi bluastri. Indossa una mascherina, cosa comune in una megalopoli come la capitale nipponica, dove molti abitanti combattono così lo smog. Vi afferra un braccio e con voce languida vi chiede se la trovate bella. Qualsiasi sia la vostra risposta, non ha importanza. Da sotto la mascherina si rivela una lunga fila di enormi denti aguzzi. Poi, più nulla. Questa è la storia di Kukisake Onna, la donna dalla bocca sventrata. Kukisake Onna è una figura del folklore del Sollevante, divenuta in seguito una leggenda urbana molto famosa. Si tratta di una ragazza molto avvenente, con una inquietante particolarità. La sua bocca è attraversata da un orecchio all'altro da un enorme sfregio che lascia in bella mostra i suoi denti ferali. Kukisake Onna sceglie le proprie vittime tra le viuzze di Tokyo, ponendo a tutte una semplice domanda. «Mi trovi bella?» Se si risponde sì, la creatura mostra la sua vera natura, rivelando la lunga fila di denti e chiedendo nuovamente «Mi trovi bella anche adesso?» A questo punto, qualsiasi risposta è una condanna. Se si dice sì, la creatura dilanerà il malcapitato con un paio di forbici. Se la risposta è negativa, scatenerà la sua ira. Ed il finale sarà lo stesso. In alcune storie sembra sia possibile salvarsi da un destino avverso. Se si viene inseguiti da Kukisake Onna, le si possono lanciare contro delle caramelle. Il mostro, a quanto sembra, è sempre affamato e non disdegna affatto la frutta fresca e i dolciumi, anche a costo di rinunciare alla sua vittima. In altre versioni, la risposta da dare a Kukisake Onna deve essere la più vaga possibile, magari cercando di sviare il discorso ed approfittare del momento di confusione di lei per darsela a gambe. Altri invece giurano che se le si risponde «Scusa, ma ho un impegno irrinunciabile, vado di fretta», sarà la creatura a scusarsi per averci importunato. In Giappone la cortesia verso il prossimo fa parte della cultura stessa del paese. La genesi della leggenda di Kukisake Onna si perde nel periodo Heian, 794-1185, e si svolge a Tokyo. Qui vive una ragazza bellissima, moglie di un valoroso samurai. Questi è follemente innamorato della sua consorte e fa di tutto per renderla felice, anche assecondando i suoi tanti vizi. Si dice che questa donna sia tanto bella quanto fedifraga. Ed infatti un giorno il samurai, di ritorno da una delle sue tante battaglie, scopre la sua infedeltà. In un impeto d'ira afferra la sua katana e le dilania il viso, da parte a parte, sfigurando la propria all'altezza della bocca. Beffardo le urla: «Chi dirà che sei bella adesso?» prima di sparire per sempre. Altro racconto proviene dall'epoca Sengoku, ambientata nel 1500 circa, nel centro di Tokyo, all'epoca chiamata ancora Edo. In una notte di pioggia impietosa, un servitore di un signore del luogo nota semi nascosta nell'ombra una figura di donna, completamente zuppa d'acqua. Mosso a compassione, le offre di dividere con lei il suo ombrello e la riaccompagna a casa. Ma quando la ragazza si gira, rivela un enorme squarcio da un orecchio all'altro. La storia in questo caso si interrompe qui. Nell'estate del 1979, una vera e propria isteria di massa colpisce il Giappone. Voci incontrollate affermano che in diverse città del paese vaghi una grottesca donna che ferma bambini e ragazzi nascosta da una mascherina bianca. Molti genitori ritengono la storia vera e si verifica anche qualche problema di ordine sociale a causa della reticenza dei fanciulli terrorizzati dalle strane ed inquietanti storie legate a Kukisake Onna. Si dice che la polizia abbia ritrovato anche alcuni corpi di bambini orrendamente martoriati e sia quasi arrivata a scoprire il mostro. La donna muore poco prima di essere arrestata, forse investita da un'automobile. Ad ogni modo, le voci su Kukisake Onna lentamente si affievoliscono e l'autunno porta via, oltre alle ultime brezze calde d'estate, anche il terrore dai cuori dei ragazzini di tutto il Giappone. Nel gennaio 1947 viene ritrovato in un'aiuola di Los Angeles il corpo senza vita di Elizabeth Ann Short, meglio nota come la Dahlia Nera.
orrendamente mutilata e letteralmente fatta a pezzi. Il suo volto presenta una lunga ferita che si estende da un orecchio all'altro. Sebbene ricordi la leggenda di Kukesake Onna, probabilmente si tratta soltanto di una coincidenza. Ad oggi rappresenta uno dei più grandi misteri risolti della storia del crimine. La profonda ferita che taglia la bocca del sorriso grottesco tipico di Kukesake Onna ha un nome: Glasgow Smile. Lo stesso sfoggiato da Joker, il super villain antagonista di Batman nell'omonima serie DC Comics. Ad oggi la storia di Kukesake Onna sopravvive come leggenda metropolitana a cui si ispirano molti videogiochi, manga e film. Vere o inventate che siano, le leggende spesso nascondono sempre un fondo di verità. Se vi trovate in Giappone, non girate da soli nei vicoli della capitale. Potreste trovarvi davanti una bella ragazza dai lunghi capelli neri, due occhi che abbagliano e una bocca che uccide.